Cari amiche e cari amici, concludevo il video precedente sottolineando come sia Evola che Genon, ma in particolare in maniera molto più ampia Julius Evola, insomma, avevano capito che nelle società secolarizzate il sacro non è che scompare totalmente, ma viene deformato e dunque diviene una parodia. Io ho parlato di scimmia di Dio, no? E Evola dice che è più pericolosa del materialismo stesso. Chiaro, perché il materialismo tu identifichi il nemico, no? Attraverso il materialismo. Con il falso spiritualismo è tutto molto più ambiguo. Perché tutti questi fenomeni New Age, tutti questi giri di soldi che ci sono, tutte queste idee strampalate, no? Gli extraterrestri, queste, se voi leggete i commenti entusiasti di sotto questi video, sembrano teorie fantastiche, cioè fantastiche nel senso di bellissime, affascinanti, grandi verità enunciate da gente veramente mediocre, che parla di, cioè, tutto il contrario di tutto, si mettono in stato di ipnosi per comunicare con la flotta stellare, cioè delle cose veramente che basta un minimo di buon senso per comprendere quanto siano ridicole. E tutta un'altra serie di pratiche che tendenzialmente caratterizzano appunto il fenomeno New Age. Questa deriva spiritualista di questo tipo è più pericolosa. Pensate che Evola parla proprio di feticcio materialista, cioè dice queste pratiche sono più devastanti del feticcio materialista. Il pericolo in cosa consiste? Nella possibilità reale e infernale, reale e infernale insieme, che l'individuo possa realmente perdere se stesso. Ma non è un caso che c'è. In tanti video ho detto, dagli anni 70, da quando è cominciata la diffusione delle benzodiazepine e di tutti questi tranquillanti, calmanti che il potere utilizza per tenere buone le masse, perché se non si supera una soglia critica di incazzatura, non ci possono essere delle rivolte vere e proprie, delle ribellioni. E quindi si addormentano le masse in questo modo. Però perché le persone prendono psicofarmaci? Perché sono tutti depressi, tutti nervosi, tutti preoccupati, tutti presi dal fare, fare, fare. E questo veramente è un aspetto demoniaco, dove le persone possono perdere se stesse. In che senso? Pensiamo alle depressioni profonde, alle crisi profonde, anche a quanti suicidi adesso. Si dice a causa della crisi economica, ma la vera causa è la crisi spirituale, non la crisi economica. È la crisi spirituale. La crisi economica è una conseguenza della crisi spirituale. Parliamoci chiaro. E in particolare Evola e Genon sottolineano come sia temibile e distruttiva l'evocazione del sovrannaturale. Per questo si scagliano contro poi gli spiritisti, contro la medianità, contro lo stesso Rudolf Steiner. Perché vivono in dimensioni individualiste, in interpretazioni soggettive. Parlano sì di Buddha, di Cristo, così, ma è tutta un'interpretazione totalmente avulsa da quella che è la tradizione. La tradizione è un punto di riferimento che serve proprio a questo tipo di discernimento. La pratica che sto facendo, la percezione modificata che sto avendo, coincide con l'essenza dell'insegnamento della tradizione, che è l'essenza dell'insegnamento di Cristo, l'essenza dell'insegnamento di Buddha, coincide con questo? O sto facendo tutta una serie di interpretazioni,
soggettive mie. Questo per quanto riguarda il teosofismo, poi ne riparleremo. L'antroposofia, lo stesso Krishnamurti, l'antiguru, voi guardate, nel Vangelo c'è scritto dai frutti si riconosce l'albero. Krishnamurti fa discorsi che sono veri, perché i discorsi che fa Krishnamurti sono veri, però fanno parte già di uno stadio molto avanzato, non si può partire dalla fine. Anche nei tori zen, alla fine il toro sparisce e si dice nell'ultimo toro che senso aveva la ricerca di patriarchi, cioè seguire le orme dei patriarchi, cioè seguire la tradizione, i vari rituali, non ha senso, perché Dio è ovunque, ma questo si capisce alla fine, che la tradizione zen ovviamente non si parla di Dio, no? Possiamo dire che la vacuità è ovunque, ma non si può partire da questo. Qual è la conseguenza? Ecco la scimmia di Dio, no? Qual è la conseguenza di Krishnamurti? Che si pompa il proprio ego, perché le persone non meditano, sono convinte di capire più degli altri, di sapere più degli altri. Sono convinte che si possa fare senza tradizioni, anzi che le tradizioni siano tutta una spazzatura. Questo, nella sostanza, è quello che dice Krishnamurti. Che i guru siano tutti dei truffatori, dei ciarlatani, perché ciascuno deve scoprire la propria verità. Risultato: individualismo esasperato. Per questo, nella situazione del liberismo, dove si afferma questo individualismo estraneo, ogni forma di solidarietà sociale, Krishnamurti ha preso. Ah, che bello! Che bello il messaggio di Krishnamurti. Non c'è niente da faticare, non c'è niente da meditare, non c'è. Cioè, andare oltre la mente. Ma come ci vai oltre la mente? La critica che personalmente ho sempre fatto a Krishnamurti è questa: se tu sei convinto che la parola è inutile, ma perché parli? Se tu sei convinto che col ragionamento non si può arrivare a nulla, perché passi la vita a ragionare insieme con le persone? Apri un banchetto dei fiori, mettete a vendere i fiori in silenzio e sei più coerente con quello che dici. Ma torniamo alla tradizione dei tradizionalisti. Evola sottolinea un fatto importante, che è importante anche per la meditazione profonda. Molti amici che mi hanno contattato e non hanno un io ben strutturato. Che vuol dire non hanno un io ben strutturato? Che hanno ad esempio delle forme di patologia serie, come può essere uno sdoppiamento della personalità, la paranoia quella vera come patologia, no? Come modo di dire comune, una schizofrenia, problemi di bipolarità. Insomma, queste persone non possono meditare sulla vacuità, altrimenti si devastano, perché paradossalmente per la dissoluzione dell'io bisogna partire da un io ben strutturato. Tante volte l'ho detto nei video, lo insegno anche ai miei allievi. E Evola scrive che queste forze diaboliche, sia Evola che non parleranno, useranno vari vocaboli, vari aggettivi, no? Forze diaboliche, forze demoniche, forze telluriche, no? Forze sprigionate dell'antitradizione. Insomma, queste forze possono attaccare la personalità che non ha un io ben strutturato e quindi che facilmente può essere scissa e frantumata. E Evola sottolinea proprio il fatto che l'uomo moderno, per lo più, non possiede neanche una personalità strutturata. E soprattutto, e ripeto, queste cose le scrivono 70 anni fa, se vedessero adesso dove è stata devastata ogni forma di solidarietà sociale, dove il liberismo avanza a suon di privatizzazioni e di competizioni, dove i più deboli andassero al diavolo, ma chi se ne frega dei disabili, degli anziani, tutta questa gente che non produce, ma buttiamola nell'immondizia. Nei fatti il liberismo è questo, al di là delle paroline,
al di là di tante belle parole. E questo devasta socialmente. Trovare una società solida, con una solidarietà sociale, un senso di appartenenza comunitaria per una persona stabile è importante. Invece trovare una società di squali aumenta il problema. Quindi Candiagola ci dice che l'uomo moderno non possiede neanche una personalità chiara, strutturata proprio per le condizioni in cui si trova a vivere. Lo scrive 70 anni fa, figuriamoci se si trovasse a vivere adesso, dove stanno mettendo perfino in discussione che siano indispensabili un papà e una mamma, quindi un bambino può avere due papà, due mamme, tre mamme, tre papà, una mamma e due papà, cioè tutto è nell'indifferenziato, no? Il blob è la fine del Kali Yuga, è terribile. E costruire una personalità integrata in queste condizioni è quasi impossibile, è difficilissimo. Per questo il decimo Tore è un'oasi, il Sangha è un'oasi, e quei pochi maestri che si trovano, su YouTube ce n'è uno su 100 degno di essere ascoltato, forse anche uno su 1000, che non si fanno pagare, che non si fanno pagare, o segui Dio o segui Mammona. E quindi costruire una personalità integrata dopo che una società ha subito questo crollo, ha desacralizzato tutto e ha messo l'economia alla base di tutto, e ora ci dice diventa quasi impossibile. E quindi questo è un primo aspetto essenziale della spiritualità evoliana. Riepilogando, le porte d'accesso per un'iniziazione effettiva sono estremamente ridotte, perché è impossibile trovare appunto istituzioni tradizionali oggi, è impossibile. Però si trovano maestri che hanno avuto esperienze di illuminazione o che sono in grado ancora adesso di comunicare la Shaktipat, ma sono personaggi rarissimi, fortunati chi li incontra. Dunque, dicevo, Evola, nonostante che sostenga questo, che è ridotta la possibilità di un'iniziazione effettiva, in particolare nel contesto occidentale, lui sosteneva, ma oggi parlerebbe anche d'Oriente, per come si è ridotto anche l'Oriente. E allora, sulla scorta di questo ragionamento e di queste messe in guardia, Evola ci dice che ogni tipo di esperienza di tipo spiritualistico improntata su euforia emotiva e sul sensazionalismo è da evitare, e in questo concorderà anche Genon. Ecco perché no a la medianità, i viaggi astrali, quanti canali ci sono che parlano di questo? I contatti con la tale entità, i contatti con gli extraterrestri, quello che ha ricevuto i messaggi, mariani, no? Individualmente, al di fuori di ogni contesto istituzionale, di iniziazione, parla in nome di Dio, parla in nome. Quanti ci sono? Mi hanno invitato i raeliani a un hangout, io non ho partecipato, ma pure lì, lasciamo stare, non mi va di far polemiche, perché poi non voglio essere coinvolto in catene di polemiche che non mi interessa. Già c'è un ragazzo che sta cercando di coinvolgermi, se gli va di perdere tempo sono fatti suoi, io non mi faccio coinvolgere dalle polemiche. E comunque, ecco, Evola è una grande fonte di discernimento e ci dice che vanno evitate dunque queste situazioni, che di cui i nostri tempi sono pieni. E la New Age è piena, basta fare capolino un po' dove ci sono questi luoghi dove si pratica la cosiddetta New Age, e chi ha i riferimenti tradizionali immediatamente vede la scimmia di Dio. Riprenderemo il discorso, per il momento è tutto. Un caro abbraccio, Marco Cosmo.